Bene, buonasera ai nostri ascoltatori. Vi parla Ugo Lombardi da Science Web Radio e siamo in contatto con Rosario Moreno e Massimo Bonella da Pianeta Oggi TV. Stasera parleremo con il direttore di UFO Notiziario, il dottor Pinotti, con il quale avremo spero di poter avere una bella chiacchierata su tutte le novità che riguardano il mondo al di fuori di quello nostro. Intanto ridiamo la parola a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV per darci le ultime notizie. Massimo? Sì, grazie Ugo, sono le Prego. 18:31 Science Web Network, siete collegati con la redazione di Pianeta Oggi TV Online, All News, dunque le prime notizie prima di dare la linea a spazio aperto, dunque le notizie della giornata, dalla Chiesa Riina. Gli rubarono le carte. Dunque, questo dalla chiesa ci sono andati a trovarlo e gli hanno aperto la cassaforte e gli hanno tolto la chiave, i documenti dalla cassaforte e glieli hanno fottuti. Alla vigilia dell'anniversario dell'assassinio torna il mistero della cassaforte del generale. Ne parla il boss Riina, che intercettato in carcere racconta a Lorusso di quando venne svuotato il forziere della casa palermitana del generale. Non abbiamo bisogno della conferma del boss, noi lo diciamo da 32 anni, afferma Nando dalla Chiesa. Ricordo che anche la nostra emittente, Pianeta Oggi TV, aveva realizzato uno speciale con un'intervista a Nando dalla Chiesa parecchi anni fa, parliamo nel 2002, in occasione di un convegno che si era realizzato a Mestre. Proseguiamo con le notizie della giornata. Unione Europea dall'estero. La Commissione Europea ha esaminato e varato il documento contenente le proposte per nuove sanzioni contro la Russia. Si tratta di proposte complementari alle sanzioni adottate dall'Unione Europea il 31 luglio scorso e che riguardano gli stessi settori, mercati finanziari, forniture militari, beni a doppio uso civile e militare, tecnologie sensibili, specie nel campo energetico. Lo ha reso noto la stessa Commissione, precisando che il testo è ora all'esame degli ambasciatori dei 28 paesi Unione Europea, a cui spetterà la decisione finale. Abbiamo ancora una notizia, maltrattamenti. Le maestre ai domiciliari sono ben 66 gli episodi penalmente rilevanti, documentati con riprese audio-video nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Nola, Napoli, che ha portato agli arresti domiciliari tre maestre con l'accusa di maltrattamenti aggravati. Gli inquirenti descrivono ripetuti attacchi fisici e verbali con strattoni, spinte, schiaffi al capo e conseguenti ematomi e lividi anche agli occhi e poi insulti, imprecazioni, espressioni dispregiative. Dunque queste notizie della giornata, se non che vorrei aggiungere io che qui nel nord-est prosegue una situazione di maltempo, praticamente piove sempre, sbalzi di temperatura, sembra praticamente settembre inoltrato, ma anche io credo come essere ai primi di ottobre. Temperature che si abbassano molto la sera, intorno ai 14-15 gradi. E dunque tutte le persone ne risentono di questi sbalzi, insomma non si sta bene e c'è questo clima così impazzito, è un segnale a mio avviso molto molto serio, vuol dire che qualcuno qui ha come dire, sconvolto un po' gli equilibri del clima. È motivo quindi anche per noi di serio approfondimento. Per dire la verità, è dagli anni 90 che stiamo seguendo con questa trasmissione tale situazione di anomalie climatiche e vediamo che gli esperti che intervistavamo a suo tempo ci danno. Cioè, gli dobbiamo dare ragione perché effettivamente avevano previsto dei cambiamenti consistenti poi negli anni successivi, nei prossimi 10 anni, e adesso li stiamo vedendo. Faccio un nome per tutti che l'avevo intervistato più volte, che ora si è ritirato, il dottor Costantino Paglialunga di Porto Sant'Elpidio, membro onorario dei scienziati di Mosca. Bene, con questa notizia allora io restituisco la linea.
a Bari per il proseguo della trasmissione Spazio Aperto. Il dottor Ugo Lombardi già pronto in postazione con Antonella Intranò. Un saluto anche alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno di Sales Web Network. Noi ci sentiamo al termine dell'approfondimento Spazio Aperto se ci sono degli aggiornamenti. A te, Ugo Lombardi. Bene, Massimo, grazie. Ti ringraziamo per la tua accurata descrizione, soprattutto dal punto di vista meteorologico. Mi verrebbe da dire che sono forse in aumento anche le meteoropatie, cioè coloro che soffrono appunto un po' di più di questi disturbi. Ma al di là di questa battuta, diciamo stagionale, io credo che sia il caso di metterci, se possibile, in contatto col dottor Pinotti, Roberto Pinotti, che è direttore di UFO Notiziario, abbiamo detto è direttore della rivista Orione, è segretario regionale di Cuneo, insomma è un esperto di tutte le problematiche ufologiche e non solo quelle, con il quale sarebbe interessante, vedremo, speriamo di poterlo affrontare questo argomento, interessante affrontare alcuni argomenti che sono di interesse generale. Non so, Rosario, se tu sei in grado di darci un contatto col dottor Pinotti. Bene, in attesa di parlare Pronto? con... Sì, dottor Pinotti? Sì? Pronto? Dottor Pinotti, Sì, lo buonasera. sento. Chi le parla è Ugo Lombardi e Antonella Intranò qui la salutiamo e la ringraziamo per la sua cortese presenza fra noi. E quindi la saluta anche Rosario Moreno e Massimo Bonella che sono i nostri collaboratori. Intanto, Buonasera. buonasera. Intanto abbiamo delle notizie sempre diciamo più recenti circa le indagini che vengono eseguite attorno a noi, nello spazio non tanto vicino, ma anche un po' più lontano. Mi riferisco soprattutto alle ultime novità che riguardano il suolo lunare, ma soprattutto quello di Marte. Ma prima di iniziare a farle, a chiederle farle alcune domande, la domanda principe che ci preme farle è: quale ufficialità, la scienza ufficiale, mi perdoni la ripetizione, accetta perché le verità negate vengano riconosciute? Insomma, chi ci deve dire se quella è una verità o meno? Ma il problema è molto semplice. La scienza vuole sempre verifiche ripetitive e assolutamente concrete. Naturalmente c'è da fare una considerazione. Ci sono cose che da un punto di vista galileiano non necessariamente sono acquisibili da un punto di vista scientifico. Per esempio, nessuno è in grado di replicare l'esplosione di una supernova, no? Che però si Sì. verifica ovviamente. Allora, il problema qual è? Il problema è che il fenomeno degli UFO è un fenomeno sicuramente molto evasivo, perché bisognerebbe stare sempre con una retina per farfalle pronta a catturare, sto scherzando naturalmente, gli UFO di turno. Questo è avvenuto e avviene. C'è una casistica spaventosamente schiacciante su questo. Non dimentichiamo che in 7 decenni, oggi disponiamo di non meno di 1 milione di casi accertati e documentati. Di questi casi, e qui stiamo parlando solo a livello statistico, dobbiamo ricordare che non meno di 200.000 sono di fonte istituzionale, cioè vengono da governi, commissioni di studio, ambiti anche scientifici a tutti gli effetti. Quindi evidentemente tutto questo non fa che rientrare poi nel concetto, direi che, trova una significativa coerenza statistica, in fin dei conti, perché qualunque studioso serio di ufologia sa benissimo che su 100 casi ne possiamo buttare via tranquillamente anche l'80 o il 90%. Quel che conta è la percentuale residuale inspiegabile e inspiegata. Quello è il vero fenomeno UFO. E come appunto dicevamo prima, se facciamo un conto della serva, se disponiamo appunto di 1 milione di casi accertati e documentati e non meno di 200.000 sono di fonte istituzionale, quindi altamente accreditabile, il rapporto grosso modo è mantenuto. Poi non dimentichiamo una cosa importante:
Al mondo esiste un ente scientifico, altamente scientifico, ufficiale, civile, che opera in Francia dal 1977 con lo scopo specifico di occuparsi degli UFO. È la commissione del CNES, il Centro Nazionale Studi Spaziali francese, che fa parte del CNR francese. Allora, questa struttura, inizialmente etichettata con la sigla JEPAN, poi denominata successivamente SEPRA e oggi denominata JEPAN, ha operato da allora a oggi in maniera altamente scientifica e sistematica. È la scienza francese ufficiale dietro questa struttura. E circa 1700 dossier che fanno parte della loro ricerca sono addirittura stati messi online. Quindi di cosa parliamo? Aggiungiamo questo. Gli scienziati francesi hanno ufficialmente dichiarato 5 o 6 anni fa, appunto, che su questa casistica il 28% è e resta inspiegabile. Quindi, come dicevamo prima, se qui qualcuno vuole semplicemente l'UFO su un tavolo anatomico per poterci divertire, beh, si accomodi, ma i fatti parlano da soli nel corso degli ultimi 7 decenni. Sì, però, dottor Pinotti, è anche vero che le informazioni le abbiamo da chi riesce a mandare le sonde. Voglio dire, le informazioni e la conoscenza di quello che ci trasmettono, lo trasmettono solo alcune nazioni che riescono a fare questo tipo di indagine. Quindi dobbiamo noi vivere di verità che ci vengono date da altri. Questo è incontestabile. D'altro canto, nella nostra piccola Italia, dal 1979 il reparto generale sicurezza della nostra aeronautica militare è stato preposto dal governo Andreotti a seguire istituzionalmente il tema e a tutt'oggi noi disponiamo agli atti di oltre 450 dossier ufficiali. Non saranno una quantità enorme, ma ci sono e restano lì, inspiegabili e inspiegati. Bene, ma a questo punto cosa accadrebbe secondo lei se tutte le nazioni del mondo riconoscessero queste verità che ci vengono nascoste? Perché accade questo? Ma ascolti, l'anno scorso un gruppo di parlamentari degli Stati Uniti, presa coscienza del fatto che il loro governo non li informa assolutamente su questo tema, hanno riunito un gruppo di lavoro a Washington. È stato fatto praticamente una sessione di una settimana con la collaborazione di 40 esperti mondiali di riconosciuta affidabilità. Queste persone, provenienti da 10 paesi, sono convenute al Circolo Nazionale della Stampa di Washington, il tempio mondiale delle informazioni dove parlano i presidenti degli Stati Uniti, e si è iniziato un dibattito che è stato portato avanti per una settimana. Alla conclusione del tutto, premetto che io ho rappresentato il nostro paese a Washington in quella occasione, è venuto fuori quanto segue. Il New York Times infatti ne ha data notizia, anche se la nostra superficiale stampa italiana non ne ha minimamente parlato. Io faccio parte del corrente dei giornalisti da quasi 40 anni, ma non ho nessuno scrupolo a dire che la superficialità che mostrano spesso i nostri colleghi qui in Italia è proverbiale. Allora, alla fine di questo incontro è stato praticamente concluso che, uno, il fenomeno UFO è una realtà oggettiva, due, il fenomeno UFO è una realtà tecnologica, tre, il fenomeno UFO è una realtà tecnologica avanzata, quattro, il fenomeno UFO non ha apparente origine in nessun luogo sulla Terra. La conclusione logica sarebbe a questo punto stata che, a livello politico, visto che eravamo negli Stati Uniti, beh, magari il governo americano avrebbe potuto essere, diciamo, in qualche maniera invitato a fare qualcosa. No, i politici americani, che pure hanno indotto l'evento, sono stati più cauti e hanno semplicemente detto che, dato il carattere internazionale del fenomeno UFO, che si manifesta in maniera trasversale in tutto il mondo da almeno 7 decenni, sarebbe stato evidentemente molto meglio che fossero le Nazioni Unite a occuparsi del tema. Il guaio però è che le Nazioni Unite contano meno di zero oggi e che non c'è quindi nessuna possibilità reale che qualcuno prenda sul serio una ricerca scientifica internazionale in questo campo.
Il motivo? Il motivo è che questa è una realtà scomoda, molto scomoda. Vede, il problema è che i vari scienziati che si sono occupati del tema non hanno mai nascosto che di fronte alle potenziali spiegazioni che si possono addurre per dare ragione del fenomeno, quella che tuttora appare la più logica e quella che ancora sta in piedi è la cosiddetta ETH, Extraterrestrial Hypothesis, cioè l'ipotesi extraterrestre. Se questa ipotesi va considerata nella sua, diciamo, più logica accezione, la prospettiva è conseguente. Ci troveremmo evidentemente allora di fronte a mezzi tecnologici di costruzione appunto estranea alla Terra, i quali sono qui fra di noi, anche se poi apparentemente non esiste nessun tipo di contatto di massa con loro, ma noi siamo semplicemente, diciamo, osservati e nulla più, ma che però, essendoci, qualche problemino lo creano. Allora, io sono un sociologo e non credo di dire nulla di strano a nessuno, anche perché queste cose le ha già dette uno dei luminari della scienza del XX secolo, Carl Gustav Jung, appunto, nella seconda metà del secolo scorso. Allora, credo di non essere particolarmente originale nel far presente alla gente che se davvero ci trovassimo di fronte a una o più civiltà stellari che ci visitano, le conseguenze sarebbero chiaramente molto negative per noi, qualora tutto questo fosse non solo accertato, ma diffuso e, diciamo, promulgato come verità assoluta. Perché? Perché gli scoperti saremmo noi, come diceva Jung, i parenti poveri saremmo noi, come diceva Jung, gli autoctoni scoperti da Cristoforo Colombo saremmo noi, e naturalmente noi avremmo ben poco da dare a civiltà in grado di viaggiare fra le stelle, con qualche migliaia o forse qualche milione di anni di storia in più di noi. Allora, il problema qual è? Il problema è che giustamente Jung si preoccupava del fatto che un contatto fra culture avrebbe potuto essere devastante per noi, e aveva perfettamente ragione. Basta ricordare a livello storico l'effetto dirompente e disintegrante che ha avuto il contatto della civiltà europea con le civiltà dell'America precolombiana, che non erano né barbare né particolarmente negative, erano semplicemente diverse, ma certamente tecnologicamente inferiori. È bastato il contatto con gli europei per far disintegrare da un punto di vista antropologico sia la civiltà azteca sia la civiltà incaica. Allora, il problema è però che quando avvengono queste cose avviene quello che in antropologia culturale si chiama un etnocidio, cioè la disintegrazione di una cultura. Oggi queste culture disintegrate 500 anni fa stanno lentamente cercando di recuperare alcuni valori, ma ormai il danno è stato fatto. Allora è evidente che un'opinione pubblica impreparata non reggerebbe un contatto cosmico a fronte di appunto una situazione quale quella che stavamo configurando. La cosa più saggia, diceva giustamente Jung, sarebbe dunque che eventualmente qualcuno lassù ci lasciasse in pace. Uno, perché probabilmente questo già gli creerebbe dei problemi, e due, soprattutto perché i problemi li avremmo noi, che a quel punto avremmo quello che in sociologia si chiama uno stato di anomia diffusa. L'anomia in sociologia è un termine che indica la disintegrazione dei valori di riferimento. E questo è molto brutto, perché quando avviene questo in una società, la società implode, collassa, tutti i riferimenti vengono meno, i concetti di autorità si disintegrano e una civiltà semplicemente muore. Questo non è una bella prospettiva. Quindi, se diciamo la politica che finora è stata eseguita da parte dei governi, del silenzio o addirittura della negazione a dispetto di qualunque prova anche più evidente, più che evidente, è quella appunto di non ammettere un bel niente nei confronti dell'opinione pubblica,
Evidentemente questo è dovuto semplicemente alla presa di coscienza dei grossi rischi che andremmo ad affrontare nei confronti di una opinione pubblica assolutamente impreparata. Anche se i tempi sono, diciamo, trascorsi da, diciamo, qualche decennio fa ad oggi, basti ricordare che ancora fino a una ventina d'anni fa chi accettava l'idea della realtà degli UFO e soprattutto l'idea di essere extraterrestri che potessero arrivare qui, arrivava, diciamo, a livello di sondaggi d'opinione a malapena al 30%, no? Oggi il rapporto si è ribaltato. Gli ultimi sondaggi ci dicono che circa il 70% della gente ormai accetta questi concetti. Quindi la gente non è evidentemente totalmente pronta a metabolizzare simili discorsi, ma indubbiamente c'è stata una presa di coscienza sempre maggiore. Certo, cosa vuole che simili concetti possano significare per la brutalità barbara di intere popolazioni che sgozzano la gente in diretta oggi? È evidente che il mondo ancora non è cotto a puntino per un contatto cosmico. Infatti lei, dottor Pinotti, parla di disintegrazione. Mi viene da pensare invece ad un processo di integrazione. Mi viene da pensare agli indiani americani, ai neri dell'America, ai gialli e ai cinesi o orientali. Tutti questi popoli della Terra si stanno progressivamente unendo, integrando, e quindi avremo fra non molto, se non già ora, una società polietnica. Perché non si può fare lo stesso discorso pensando ai contatti con gli extraterrestri? No, non è che non si può fare questo discorso. Quello che lei ha appena finito di dire è uno scenario auspicabile, ovviamente, però diciamo nel medio periodo, dobbiamo essere realisti. Credo che vivere la realtà del mondo d'oggi, e questo ce lo permette la rete momento dopo momento, tutto questo ci dice evidentemente che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che certe differenze siano tali, cioè siano ridotte al punto da consentire una integrazione sana. Questo per noi già sulla Terra, no? Al di là del fatto che sia una cosa auspicabile e sicuramente positiva nel lungo periodo. Per quanto riguarda diciamo la trasposizione di questo discorso con ipotetici visitatori extraterrestri con cui noi domani dovessimo o potessimo integrarci, per carità di Dio, sarebbe ovviamente una cosa bellissima e sicuramente noi tenderemmo forse a poterci guadagnare qualche cosina di più, perché in tutti i contatti, no, c'è un do to death, sicuramente qualcuno che fosse enormemente più avanzato di noi avrebbe delle cose da darci. Non so noi quanto avremo da dare. Comunque, sicuramente la prospettiva che lei ha delineato sarebbe ottimale, però ovviamente non si può improvvisare. Prima bisogna far metabolizzare a un'intera cultura planetaria che la rivoluzione copernicana va ultimata. Non dimentichiamo che soltanto le elite oggi, non ci prendiamo in giro, questa è la realtà effettiva, scientifiche e culturali si rendono conto che la Terra è una cacatina di Mosca su un braccio, diciamo, periferico della nostra galassia, no? Tuttora la maggioranza della gente ritiene che la Terra sia il centro dell'universo, cioè questo concetto è duro a morire, anche se diciamo Copernico a suo tempo è nato e ha detto quel che ha detto, no? Quindi il problema è questo: far prendere coscienza alla gente, all'uomo della strada, che le cose sono un pochino diverse da come magari non vengono immaginate. Quando questo sarà appunto sufficientemente percepito, allora sicuramente qualunque contatto potrà verificarsi anche in maniera non particolarmente scioccante. Gli antropologi parlano di shock culturale, no? Quando ci sono, diciamo, dei contatti con valenze negative. E questo è incontestabile. Ovviamente, se e quando questo avvenisse senza che questo shock ci fosse, sarebbe una situazione ideale. Dottor Pinotti, lei crede che il mondo moderno abbia usufruito della retroingegneria di cui alcune nazioni possono aver
usufruito? Ma ascolti, la mia opinione personale conta fino a un certo punto. Io posso dirle semplicemente questo. Io sono stato una delle poche persone a suo tempo che ha svolto negli Stati Uniti, in periodo non sospetto, una indagine mia personale diretta sul caso di Roswell, no? Su cui è stato scritto di tutto e il contrario di tutto. Un caso assolutamente veritiero, assolutamente incontrovertibile, con un enorme numero di testimoni, con constatazioni palesi di parecchio tipo, ma che ovviamente, proprio perché era con queste caratteristiche, è stato in tutti i modi azzerato, occultato, deformato e via dicendo. Io le posso dire semplicemente questo: fra i tanti attori di questo episodio, che per chi non lo sapesse diciamo si riferisce alla caduta e al recupero dei rottami di un mezzo extraterrestre incidentato, che poi, una volta recuperato appunto, avrebbe potuto probabilmente offrire degli spunti tecnologici dallo studio dei suoi rottami, no? Con tutto quello che segue. Ecco, io le posso dire che fra gli attori del caso Roswell, per esempio, c'è stato anche il colonnello Philip Corso. Il colonnello Philip Corso, che uno ci possa credere o no, resta il fatto comunque che era quello che era. Era un alto ufficiale dell'intelligence che ha lavorato con il presidente Eisenhower e anche altri, e quando lui se ne è venuto negli ultimi anni di vita a dire che non soltanto si era a suo tempo occupato nel caso Roswell, ma che era stato lui, su ordine veramente dei suoi superiori, a predisporre tutta una serie di cose per ottimizzare una potenziale ricaduta tecnologica di quello che si poteva ricavare da quei rottami, noi ci possiamo credere o meno, però lo ha affermato lui. Lui ha sostenuto che da quel materiale, diciamo, che è stato tenuto per almeno una quindicina d'anni dai militari americani, negli anni 60 poi sarebbe stato deciso in sostanza di parcellizzare questi materiali di recupero, no? Diciamo di questo mezzo extraterrestre, e di sottoporre all'attenzione di gruppi di lavoro dell'industria americana, con lo scopo di metterli al lavoro per far loro, diciamo, ricavare eventuali appunto ricadute tecnologiche dagli spunti che se ne potevano ricavare. La cosa che lui dice è che ci sono alcune cose, e cioè in particolare le fibre ultraresistenti, cioè il Kevlar, le fibre ottiche, quello che poi ha portato all'ASR. Dottor Pinotti, le chiedo scusa, abbiamo perso un po', un qualche secondo di quello che lei diceva. Stavo parlando del colonnello Philip Corso, dicevo, il colonnello Philip Corso è stato praticamente un alto ufficiale dell'intelligence che ha lavorato con il presidente Eisenhower e altri ancora. Allora, lui in sostanza ha affermato che diciamo sarebbe stato incaricato di gestire in qualche modo la possibile traduzione, diciamo, tecnologica, pratica, di questi materiali recuperati attraverso la ditte private americane, no? Per ottenere una qualche ricaduta tecnologica in grado di far avanzare la tecnologia in America, prendendo spunto da tutto questo. E lui sostiene che appunto la decisione fu quella di parcellizzare diciamo questi materiali di recupero, di sottoporli a dei gruppi di lavoro dell'industria, naturalmente senza dire loro da dove veniva questa roba e senza dare spiegazioni di nessun tipo, e di mettere quindi questi operatori al lavoro. Tutto questo avrebbe poi prodotto alcune cose in particolare, cioè le fibre ottiche, le fibre ultraresistenti, cioè il Kevlar, quello che poi ha portato al laser, e poi anche quello che poi ha portato ai microchip. In sostanza queste affermazioni sono abbastanza toste e pesanti e sottintenderebbero il concetto che appunto lo sviluppo tecnologico che dagli Stati Uniti c'è stato dagli anni 60-70 in poi, in pratica avrebbe avuto un innesco di questo tipo. Ci possiamo credere o non credere, possiamo pensare che il colonnello Corso sia impazzito negli ultimi anni di vita, però il suo curriculum vitae
e la sua, il suo ruolo di servizio è e resta quello che è, quindi non cambia nulla. Chi non ci crede è libero di farlo, però una cosa è certa, e questo è abbastanza sospetto: questi ritrovati, che sarebbero frutto della ricaduta del materiale di Roswell, in effetti, se si va a guardare, non hanno un singolo inventore, sono tutti quanti stati ottenuti attraverso l'azione di gruppi di lavoro, che poi è assolutamente in linea con quanto sostanzialmente ha detto Corso. Quindi io cosa posso pensare, io conta poco. Storicamente ci sono queste affermazioni che sono sicuramente coerenti con una un possibile scenario del genere. Beh, mi viene da fare una considerazione, dottor Pinotti. Noi siamo arrivati agli anni 50 con un televisore che aveva un canale. In tanti anni siamo riusciti a fare un televisore con un canale. Dagli anni 50 fino ad ora, cioè in altri 50, 60, 70 anni, eccetera, siamo riusciti a fare i televisori piatti con tanti canali, i laser, quello che diceva lei. C'è stato praticamente un risveglio dell'intelligenza dell'essere umano in così poco tempo. Non so se sia un risveglio dell'intelligenza umana, una cosa è certa: prima si lavorava meno in team e oggi si lavora esclusivamente in team, quindi chiaramente più teste sono in grado di fare di più di quello che ne potevano fare uno o due insieme, e questo è un fatto. Però è anche vero che i risultati, diciamo, ci hanno dato dei risultati a livello esponenziale, poi dopo, questo è incontestabile. Quindi si può dire che in effetti, qualora si desse credito a quello che dice Corso, diciamo, sicuramente questo discorso sarebbe assolutamente coerente, cioè nel senso che potrebbe dare una ragione per il fatto, diciamo, che ci siamo indubbiamente sviluppati proprio in maniera esponenziale da una certa data in poi. Ma lei affermava poco tempo fa che ci sono dei dati incontrovertibili, e cioè che queste macchine, questi UFO, sono di provenienza extraterrestre. Alla luce di quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè parlando di retroingegneria ma anche di altro, secondo lei ci potrebbero essere dei gruppi di ricerca in alcune nazioni in grado di costruire gli stessi apparecchi di cui abbiamo parlato fino ad ora? Ma dunque, diciamo subito una cosa: la prima cosa che tendenzialmente viene fatta da chi si trova di fronte a qualche cosa di avanzato, da che mondo è il mondo, è copiarlo. Allora, noi abbiamo dovuto constatare che la prima nazione che si è occupata istituzionalmente del tema degli UFO non sono stati gli Stati Uniti nel 1947, come comunemente si ritiene, affatto. È stata l'Italia fascista nel 1933, quando anche da noi in quell'epoca, in quel periodo, negli anni 30, furono segnalati quelli che allora non venivano assolutamente chiamati UFO, vennero chiamati velivoli non convenzionali. Naturalmente in uno stato dittatoriale, qual era l'Italia dell'epoca, non lo seppe nessuno a livello di pubblica opinione, lo sapevano soltanto chi era coinvolto in questa storia. Il duce del fascismo, Benito Mussolini, non pensò per un decimo di secondo all'epoca a ipotetici extraterrestri. Lui semplicemente ritenne che una altra potenza avesse sviluppato tecnologie aeronautiche innovative, e quindi mise al lavoro tecnici aeronautici italiani allo scopo di copiare, di effettuare quindi studi di retroingegneria, questi oggetti, tra l'altro tondi, no? Che erano stati segnalati. Le segnalazioni c'erano, quindi qualcuno si serviva di questi mezzi, bisognava quindi essere all'altezza di costoro. E i tecnici italiani si sono occupati della cosiddetta superaviazione dalla seconda metà degli anni 30 fino al 1940, quando poi l'Italia è entrata in guerra. Gli studi dei tecnici italiani sono poi stati ereditati dai tedeschi, che successivamente, fra il 44 e il 45, questo è molto significativo, hanno in realtà realizzato dei progetti di macchine innovative, tonde, cioè il cosiddetto disco volante
dell'ingegner Mite e dell'ingegner Belluzzo, progetto italo-tedesco, la trottola volante di Schriever e la famosa V7 che il padre dell'astronautica, Hermann Oberth, maestro di von Braun, dice essere stata realizzata in un unico prototipo che avrebbe volato a Vienna nel 1945, salvo poi essere subito distrutta perché non cadesse in mano alleata. Allora, tutto questo ce la dice lunga sul fatto che chiunque oggi si azzardasse a dire che gli UFO sì esistono, sono una realtà tecnologica ma sono terrestri, chiaramente diciamo, si trova di fronte alla scomoda realtà che già negli anni 30 si parlava della stessa roba, come appunto abbiamo appena detto. Quindi abbiamo a che fare con qualcos'altro. Ma tornando al discorso che stavamo facendo, l'idea di copiare gli UFO non soltanto è, diciamo, ovviamente venuta in mente subito a tutti, ma è anche possibile, anche perché, parliamoci molto chiaramente, se sono stati realizzati dei mezzi, diciamo, o quantomeno dei dispositivi, frutto di una ricaduta tecnologica, sia pure di quella fonte lì, è anche da pensare che qualche mezzo, diciamo, anche aeronautico, abbia potuto disporre di una tecnologia innovativa, e questo quindi per esempio negli Stati Uniti, nessuno lo impedisce questo, può darsi benissimo, perché no? Tra l'altro, proprio a livello parlamentare, il senatore McGravel, che era tra l'altro il chairman, il presidente della commissione cui io ho fatto riferimento prima, quella che ha operato appunto l'anno scorso con appunto i rappresentanti di 10 paesi, tra cui il sottoscritto, per cercare di chiarire maggiormente il discorso degli UFO, il senatore McGravel ha fatto un'affermazione abbastanza significativa, dicendo che probabilmente esiste, a parte quello che gli UFO sono, esiste probabilmente negli Stati Uniti anche, esistono dei mezzi che sono stati realizzati di recente, ma che naturalmente non vengono tirati fuori per ragioni di ovvia segretezza e sicurezza nazionale. E se è così, probabilmente si tratta di mezzi che in qualche maniera fanno diverso agli UFO, non c'è dubbio. Beh, ma intanto viene fuori anche un'altra considerazione, dottor Pinotti. Se questi mezzi sono così perfetti, sono così tecnologicamente avanzati, il fatto che siano caduti al suolo sembra quasi che qualcuno li abbia voluti far cadere, o sono caduti perché non sono troppo perfetti secondo lei? No, personalmente io credo che la perfezione non esista tecnologicamente, ancor meno. Non c'è nulla di tecnologicamente perfetto, qualunque mezzo è suscettibile di avaria o di incidenti, quindi questo direi che già taglia la testa al toro. Non sono in grado di affermare se gli eventuali mezzi, diciamo, non di nostra costruzione, precipitati e recuperati da qualcuno, a cominciare dagli Stati Uniti, sono caduti per avaria o perché qualcuno li ha in qualche maniera tirati giù. Non è molto facile abbattere gli UFO, non mi risulterebbe che finora ci sia riuscito nessuno, anche se gli UFO sono stati presi a cannonate, sono stati mitragliati, su questo ci sono casi incontestabili e ben documentati, quindi non saprei dare una risposta, però ripeto, pensavo ad un regalo. Non illudiamoci che gli UFO siano cose perfette, perché qualunque dispositivo tecnologico è suscettibile appunto di entrare in crisi, come è ovvio. Questo vale per chiunque. Dottor Pinotti, scusi, no, pensavo ad un regalo, cioè pensavo ad un omaggio, ad un UFO caduto che è stato, di cui è stata omaggiata la Terra, ecco. Pensavo oddio, tutto può essere, io francamente non sarei in grado di dare una risposta, sì, ho capito, sarebbe una sorta di regalo indiretto per la serie, beh, insomma, se ci avete la testa ricavate quello che potete da questo, no? Sì, potrebbe anche teoricamente essere, tenga però presente una cosa, disgraziatamente quando queste cose succedono, l'iter è sempre lo stesso, chi si muove? Si muovono
intelligence, successivamente la cosa, se anche poi, diciamo, se anche poi il regalo serve, beh, resta in camera caritatis, non è che la gente ne viene più di tanto a usufruire, o al limite, se questo avviene, avverrà qualche decennio dopo. Lei non dimentichi che la famigerata e per tanto tempo negata, poi finalmente ammessa dai presidenti americani, Area 51, non è altro che una zona di test, no? Nel Nevada, dove per decenni sono state testate tecnologie avanzate di vario tipo in ambito militare. Bene, se lei considera che per esempio la tecnologia stealth, che è quella che rende più o meno invisibile un pericolo, no? È stata, ci hanno cominciato a lavorare negli anni 50, quando l'abbiamo saputo noi che c'era la tecnologia stealth? Durante la guerra del Golfo. Quindi, come vede, sono passati decenni. I militari non regalano mai nulla alla gente. La ricaduta, diciamo, di tipo militare e tecnologico avviene decenni successivamente a quando ovviamente non si scopre quello che si deve scoprire. Per cui non lo so, può darsi anche che ne so, qualcuno abbia fatto delle scoperte che però attualmente sono congelate. Poi non dimentichi una cosa che è fondamentale. Lei si immagini per un momento che in ambito militare e quindi di intelligence qualcuno, non adesso, magari 10 anni fa, no? Abbia scoperto delle tecnologie innovative per cui noi potremmo teoricamente buttare qualunque dispositivo che va a benzina nel cestino della carta straccia. Ecco, secondo lei questo sarebbe praticabile? Assolutamente no, perché le sette sorelle che governano l'economia mondiale devono farci bere il petrolio per altri 20 o 30 anni, se va bene. Ci viene detto che ovviamente energia libera e gratuita, sì, cerchiamola, però se qualcuno poi domani la trova, ma nessuno la applica, perché questo metterebbe in crisi il sistema economico mondiale e allora naturalmente nessuno vuole alterare lo status quo. Purtroppo la realtà è questa, non ci prendiamo in giro. Se io domani scopro un motore ad acqua, ed è successo già, e chi lo ha inventato è stato o comprato o ammazzato, perché non è soltanto stata una persona, beh, è ovvio che divento, come dire, potenzialmente pericoloso per il sistema. E allora chiaramente tutto questo deve essere in qualche maniera controllato. La sonda, ecco, torniamo sull'argomento Marte. La sonda Viking, se non ricordo male, negli anni 70, è stata una delle prime, poi assieme a delle altre, a fare delle indagini sulla vita, cioè delle indagini non solo geologiche. Come mai, dopo tanti anni, la scoperta, la ricerca ha individuato un percorso diverso da quello solo terrestre? Lei, oltre il Viking ci sono state, poi adesso c'è Curiosity, insomma, ci saranno sicuramente altre sonde che dovranno esplorare il territorio non solo marziano, ma fino ad ora c'è stata solo una ricerca del territorio, mi pare di poter dire, mentre adesso abbiamo una voglia di cercare segni di vita. Ma il problema è legato probabilmente al fatto che diciamo, quando si è iniziata l'esplorazione spaziale con varie sonde, prima di tutto si tendeva a dire sono arrivato prima io, no? Ecco, questo, quindi si tendeva più che altro a conseguire primati. Successivamente il tutto si è affinato e si è detto sì, va bene, ci mandiamo sta roba là, però cerchiamo di ricavare il maggior numero di informazioni, no? E questo va bene. Poi c'è da dire che la possibilità di affinare i sistemi di ricerca è chiaramente, beh, oggi è molto più sofisticata, una volta lo era meno. Comunque, se si va poi a ben guardare, certe ricerche ottenute dal Viking già nel 73, in fin dei conti già allora delle cose le avevano dette, è che non erano state valorizzate. Poi non dimentichiamo una cosa: a livello scientifico la comunità scientifica di allora era molto più codina, molto più scettica, molto più
non disponibile a modificare determinati criteri, determinate credenze, mentre oggi lo è maggiormente. Allora, oggi certamente abbiamo la possibilità di vedere un po' di più, però alla fine poi, diciamocelo serenamente, cosa si è scoperto e che cosa, diciamo, è venuto fuori e cosa verrà fuori? Né più né meno quello che già a conti fatti si sapeva, e cioè che Marte è un mondo non troppo diverso dalla Terra da un punto di vista almeno, diciamo, storico, nel senso che Marte è un mondo che è stato palesemente disastrato da impatti meteorici multipli. Questo, diciamo, è incontestabile dalla sua superficie segnata dalla caduta di meteoriti a ogni piè sospinto. Tutto questo ha comportato la desertificazione di questo pianeta, il fatto che la sua atmosfera si impoverisse gradatamente fino a diversificarsi da come era una volta e a perdersi in buona misura nello spazio, a vedere evaporare sempre di più l'acqua, che è quasi sparita, anche se ce n'è ancora, come sappiamo benissimo. Una volta c'erano oceani, laghi, fiumi, ce ne sono oggi stati individuati tranquillamente i letti, no? Quindi, voglio dire, la Marte era un ambiente non certamente uguale alla Terra, ma molto più simile alla Terra di quanto noi non possiamo immaginarci. E sarebbe stato, in un lontano passato, sicuramente un pianeta di tipo terrestre. Poi, ovviamente, ripeto, per le conseguenze catastrofiche di eventi astronomici che lo hanno colpito, è diventato, diciamo, l'ambiente abbastanza ostile che è oggi, anche se addirittura, come lei sa, c'è chi pensa di effettuare operazioni di terraforming, no? Diciamo il cosiddetto greening of Mars, no? Il rinverdimento di Marte. C'è chi ritiene che nel giro di qualche millennio potrebbe essere possibile modificare l'ambiente marziano fino a riportarlo a valori in qualche modo più accettabili nei confronti della vita di tipo terrestre, e come forse un tempo c'erano. Però, al di là di un processo del genere, che sarebbe sicuramente molto lungo, diciamo, noi stiamo in realtà verificando oggi quello che già in qualche maniera era stato detto o teorizzato da, diciamo, persone ovviamente sufficientemente illuminate in campo scientifico all'epoca. È un po' la loro piccola, diciamo, revanche, no? Nei confronti di chi invece scetticamente credeva che ci si sarebbe trovati di fronte soltanto a un arido deserto e buonanotte. No, non è così. Infatti sono in giro alcune foto che mostrano la presenza di acqua e di vegetazione su Marte. Mi corregga se sbaglio. No, è così, è così. E probabilmente ne sapremo sempre di più. Il problema è che ovviamente tutto questo comporta, poi dovrebbe comportare anche una fase esplorativa successiva che oggi come oggi è evidentemente molto costosa e che difficilmente sarebbe digeribile con la crisi mondiale che stiamo vivendo. Io la sto incalzando, Massimo e Rosario, ditemi quando abbiamo, che tempo abbiamo, quindi non vorrei approfittare della cortesia, della gentilezza e della disponibilità del dottor Pinotti, però l'argomento è così interessante, credo che lo sia anche per i nostri ascoltatori. E allora vien fuori naturalmente altre domande, ma diciamo che un percorso di distruzione, di autodistruzione, credo debba essere ritenuto inevitabile di qua chissà a quale tempo, anche per la nostra terra. E quindi credo che, riferendomi al caso Amicizia, di cui lei sicuramente ha intensa conoscenza, io credo che si possa pensare che ci siano stati altri eventi identici a questo, durante i quali c'è stata una distruzione dell'esistente
e alcuni eletti che sono riusciti a lasciare il nostro territorio. Lei condivide questa ipotesi in tempi passati? In linea di principio direi di sì, cioè nel senso una cultura planetaria, quale la nostra, ha di fronte evidentemente un bivio, oggi come oggi. O l'autodistruzione, perché certe conquiste tecnologiche le usiamo appunto a livello bellico, militare, con tutto quel che segue, quindi ci esponiamo all'autodistruzione, oppure la possibilità, bandendo tutta una serie di cose, viceversa, di andare avanti e di sviluppare quindi diciamo altri modelli. Se sviluppassimo altri modelli potremmo effettivamente puntare allo spazio, puntare alle stelle, e questo ci salverebbe, perché se non altro qualunque cosa ci potesse succedere qui sulla Terra ce la potremmo, almeno per molti di noi, lasciare dietro, e quindi diciamo che il seme umano potrebbe in futuro, qualunque cosa accada, disperdersi poi nello spazio fra le stelle. Ora, non è da escludere che questo non possa essersi già verificato. Una delle cose abbastanza curiose in campo, diciamo, ufologico, è non tanto soltanto il problema, diciamo, dei contatti con eventuali esseri extraterrestri che in qualche modo si sarebbero manifestati a qualcuno, no? Ma anche il fatto che diciamo noi oggi non siamo chiaramente ancora consapevoli di che cosa ci potrà succedere, no? Temiamo il problema dell'autodistruzione, però è anche vera una cosa: se questi eventuali extraterrestri sono qui da tempo immemorabile e, al di là del fatto di non aver preso contatto con noi, ci stanno soltanto a guardare, anche perché basterebbe, credo, guardare i nostri telegiornali per considerarci non molto affidabili, no? Ecco. Tutto questo potrebbe però portare a una considerazione della serie: lasciamoli cuocere nel loro brodo, quando saranno nelle condizioni di maturità di avere un rapporto con noi, bene, e nel caso ci saremo. Così sarebbe molto bello, ovviamente. Il grande pericolo, appunto, il grande pericolo è però l'autodistruzione. Cioè, oggi noi stiamo assistendo, e qui non c'entrano più niente gli UFO, a fenomeni assolutamente, diciamo, assurdi da un punto di vista logico. Cioè, c'è una guerra praticamente in Europa fra Russia e Ucraina. Abbiamo praticamente il risorgere di califfati, no? Islamici della peggior risma, perché praticamente abbiamo, a parte che si tratta di stati terroristi, ma abbiamo di fronte una civiltà con oltre 1000 anni di distacco con quella che domina oggi il mondo, perché l'Islam attuale manca di 1000 anni di cultura e di civiltà, sono rimasti i tagliagole che erano 1000 anni fa, purtroppo, molti di loro. Naturalmente non sono tutti così, ci sono quelli che diciamo hanno tratto insegnamento dalla civiltà, ma apparentemente in questo momento noi stiamo vedendo delle cose che definirle orribili è il minimo che si può fare. Allora, naturalmente, questo cosa comporta? Comporta il fatto che questo scatena opzioni militari. E le opzioni militari, quando cominciano, non si sa mai bene come vanno a finire. Non devo dire nulla a nessuno, di nuovo, ricordando che ci sono paesi che hanno armamenti atomici di tutto rispetto, e sono, per esempio, uno, il Pakistan, dove in pratica è generata e dove c'è Al-Qaeda, no? E l'altro è Israele. Poi vabbè, c'è l'Iran che si sta anche lui armando, no? Con tutto il discorso dell'uranio e via dicendo. Tutto questo non è che lascia proprio intravedere uno scenario del tutto roseo, eh? E quindi, diciamo, speriamo bene.
Infatti l'autodistruzione può essere provocata dall'uomo, quindi può essere naturalmente antropologica, ma anche può esserci uno scontro con, ritengo, con alcuni meteoriti, ci possono essere motivi anche naturalmente... Certo, ci possono essere cause catastrofiche di carattere astronomico o anche più banalmente, no? Per esempio se il Sole si trasformasse in una supernova di punto in bianco, certo. Lasciamo perdere, certo. Il nostro discorso si chiuderebbe ancora prima di cominciare. Beh, dottor Pinotti, però le faccio un'ultima domanda, credo che insomma viene. Ma lei, ecco, del caso amicizia, cosa ne pensa? Ma il caso amicizia è in realtà solo uno di casi di questo tipo. Allora, in sostanza, si tratterebbe, per chi non conosce l'episodio, del fatto che un gruppo di esseri extraterrestri di apparenza non troppo distinti dall'uomo, fra l'altro, diciamo, si tratterebbe di un gruppo che avrebbe in qualche modo interagito, non solo in Italia, anche in altri paesi, con diciamo, esseri umani che sarebbero stati in questo processo coinvolti come una sorta di supporto logistico, no? In sostanza questi esseri extraterrestri che da tempo immemorabile usano la Terra anche per i loro spostamenti e sulla quale disporrebbero di strutture logistiche di appoggio, quindi diciamo pure delle basi d'appoggio sia negli oceani sia anche sottoterra in zone remote, ecco, questi esseri avrebbero stabilito un contatto con degli esseri umani normalissimi, noi, e avrebbero, diciamo, avuto quindi un rapporto anche abbastanza proficuo, interessante, soltanto che poi la storia sarebbe andata, diciamo, diversamente, cioè nel senso che il gruppo umano sarebbe stato in qualche modo, come dire, non all'altezza della situazione o quantomeno sarebbe imploso, perché evidentemente diciamo un evento di questo tipo poi può essere per a vario titolo stressante, problematico, quello che si vuole, e allora alla fine l'esperimento sarebbe stato in qualche maniera chiuso e bocciato, no? E sarebbe stato detto agli interlocutori umani che in sostanza loro se ne andavano, anche se poi in realtà questo non sarebbe successo, e il discorso sarebbe stato chiuso. Ma episodi di questo tipo non si sono verificati soltanto con questo specifico evento, con questo specifico caso, ci sono anche altre repliche altrove. C'è da dire una cosa, immaginiamo per un momento di confrontarci con un essere extraterrestre frutto di una civiltà che avesse migliaia se non milioni di anni più della nostra. Evidentemente, oddio, non c'è partita, cioè nel senso che effettivamente tutti noi tenderemo a guardare a questo interlocutore, non dico come a una divinità, ma poco meno. Allora, è evidente che tutto questo ci sottoporrebbe, con i limiti che evidentemente noi potremmo avere, a tutta una serie di, come dire, possibilità che potrebbero anche deludere il nostro interlocutore. Quindi se poi a un certo punto il discorso dovesse abortire, dovesse essere stato appunto chiuso, non è che poi ci sarebbe da meravigliarsi più di tanto. Consideriamo, diciamo, che da un punto di vista antropologico non saremmo allo stesso livello. Dunque, noi abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei testimoni e la domanda che ho posto ad uno di loro era questa, cioè gli extraterrestri sono andati via perché, dicevano, era venuto meno una forma di energia importante, cioè l'amore. Sì, è vero. Quello che loro chiamavano nella loro lingua, sembra, uredda, cioè in sostanza quella empatia, quel clima positivo che avrebbe legato e dovuto legare costoro ai loro interlocutori umani. Se in qualche maniera si creava una frattura in questa cosa, evidentemente il meccanismo non funzionava più e quindi l'esperimento è stato chiuso. Naturalmente in questa storia, dottor Pinotti, c'è un aspetto così un po' ironico,
C'era la necessità di fornire cibo a questi amici extraterrestri in grandissima quantità, e sembra che fosse necessario un esborso di denaro quotidiano piuttosto alto per fornire verdura e frutta di cui prevalentemente si cibavano. Ecco, questo è un aspetto un po' così. Sì, questo è un lato curioso, ma curioso, sì, dovrebbe corrispondere a verità. Sì. Comunque non soltanto, non si trattava soltanto di cibo, si trattava anche di talvolta anche di mezzi di un qualche tipo, cioè parliamo di materiali un po' particolari, di tipo, non voglio dire tecnologico, ma tecnico, tipo, che ne so, per esempio rame, roba del genere, insomma. Ecco. Sì, sì, e l'altro aspetto caratteristico era che questi enormi mezzi pieni di cibo, di rame, come dice lei, sparivano quindi all'improvviso, quindi era lì in evidenza questa tecnologia del teletrasporto, non so come può essere definita. Beh, sì, lei l'ha definita abbastanza correttamente questa tecnologia. Vede, noi oggi con l'aeronautica militare americana, che ufficialmente studia da anni il teletrasporto, noi oggi sappiamo che il teletrasporto è stato già effettuato presso tre diversi istituti universitari in Europa con dei fotoni. Però indubbiamente teletrasportare un fotone è una cosa, teletrasportare un soggetto umano è un'altra cosa. Allora, il principio funziona probabilmente ed è concettualmente assolutamente accettabile e trascende quello che la fantascienza ci ha propinato così a livello così di spettacolo. Però funziona. Ecco, se qualcuno ha già realizzato questa roba, no? Questa tecnologia altrove, e nulla lo esclude, è chiaro che se ne può essere servita, e se ne può essere servito tranquillamente. Bene, io chiedo a Massimo e a Rosario Moreno se ci sono da parte loro delle domande, se hanno loro da chiedere. Sì, guarda, rapidamente una, Ugo, che vorrei fare al dottor Pinotti, che mi fa piacere di risentirlo dopo diverso tempo. Ricordo una mia intervista negli anni 90 per conto di Radio Treviso 103. E dunque, io sono Massimo Bonella, qui dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV, in collegamento diretto con Science Web Network, qui da Venezia. Vorrei chiederle questo: secondo lei cosa c'è dentro al contenitore UFO e perché deve essere scomodo questo fenomeno? E poi anche il messaggio... Scusi, ho percepito solo in parte la domanda. Secondo me cosa c'è dentro... Ecco, mi ripeto con più calma. Ecco, chiedo questo, cioè cosa c'è secondo lei dentro al contenitore UFO e perché è scomodo questo fenomeno? Ma dunque, intanto diciamo una cosa, da un punto di vista proprio tecnologico, per quello che si può dire, gli UFO sono sicuramente dei dispositivi tecnologici che, quando noi parliamo di oggetti volanti non identificati, non potremmo dare una definizione più errata, perché gli UFO non volano affatto. Vola normalmente un corpo che ha una portanza e che in virtù delle leggi dell'aerodinamica si muove nell'atmosfera attraverso ali, timoni, flap, impennaggi e quant'altro. Gli UFO non hanno nulla di tutto questo, però gli UFO evoluiscono tranquillamente nell'aria. E se questo avviene, avviene probabilmente in virtù di una sorta di effetto antigravitativo. Quindi viene logicamente da pensare che la forma di energia non abbia nulla a che vedere, quella che muove gli UFO, con quelle canoniche che noi conosciamo, ma sia qualcosa di diverso. C'è chi ha ipotizzato motori di tipo elettromagnetico, non lo so. Quello che comunque è un dato di fatto, perché dalle cause, cioè dagli effetti si risale poi alle cause, e che comunque sia gli UFO si ammantano tutto attorno alla loro superficie di una fascia ionizzata molto forte e molto spessa. Questa fascia ionizzata sarebbe come un cuscino ionizzato che di fatto impedisce il contatto diretto fra lo scafo e il mezzo in cui l'oggetto procede.
Questo mezzo può essere il vuoto assoluto, ed ecco qui le segnalazioni numerose degli astronauti. Può essere un'atmosfera, la nostra e magari anche quella di altri mondi, ed è, diciamo, la situazione che caratterizza gli avvistamenti UFO normali. Ma può anche essere un fluido più denso come l'acqua, e tante volte noi abbiamo visto gli UFO effettuare degli splashdown nei nostri mari e oceani e decollare dai nostri mari e oceani involandosi verso l'alto. Allora, tutto questo lascia intendere che effettivamente non soltanto ci possono essere dei punti di appoggio subacquei per gli UFO, ma che comunque gli UFO si possono muovere tranquillamente in qualunque mezzo. Quanto poi, questo da un punto di vista, diciamo, cosa c'è dentro gli UFO, diciamo, per così dire. Poi dentro è chiaro che qualunque struttura di questo tipo può essere anche abitata, è ovvio, no? E quindi, vabbè, c'è chi ritiene che gli UFO siano in grado di costruire una gravità interna che consente a chiunque ci stia dentro di non avere nessun tipo di problema. Al di là di queste spiegazioni più o meno teoriche dal punto di vista tecnico, la domanda perché gli UFO sono così scomodi? Gli UFO sono scomodi per una ragione molto semplice, perché assolutamente e totalmente rompono lo status quo. Noi fino a oggi siamo abituati a un mondo con certe regole, certe certezze e certe regole del gioco, appunto. Se arriva qualcuno che, insalutato ospite, ci viene a dire che le cose non stanno come pensavamo fino a ieri, ma che dobbiamo rivedere un po' tutto alla luce della sua presenza, beh, questo è più che scomodo, direi. Anche se ovviamente la storia insegna che nel tempo e col tempo l'uomo si sa anche adattare alle nuove situazioni. Certo, il problema è il costo dell'adattamento, perché tutto ha un costo, ovviamente. E naturalmente i processi collettivi di questo tipo non mancano mai le vittime collaterali. Certo, allora io la ringrazio, dottor Pinotti, per queste spiegazioni. Vorrei anche ricordare, visto che lei aveva accennato prima al motore ad acqua, a queste cose, ricordo un nome che purtroppo è scomparso nel 2007, l'ingegnere Massimiliano Longo di Vicenza, che aveva brevettato il motore idrogeno ricavato dall'acqua. Ecco, io l'avevo intervistato sempre per conto di Radio Treviso 103. Vorrei dire che non ho notizie, per quanto riguarda le news, non ho notizie dell'ultima ora. Restituisco la linea a Ugo per le conclusioni. Grazie ancora al professor Pinotti, un saluto da Venezia, buon lavoro. Bene, Massimo, ti ringrazio e non possiamo fare altro che salutare il dottor Pinotti, ringraziarlo della sua cortesia e speriamo di poterlo riavere presto nostro graditissimo ospite. Grazie. Io posso limitarmi semplicemente a ricordare, io ho scritto parecchi libri che in libreria si trovano, se qualcuno vuole approfondire la tematica basta fare una ricerca sul nome dell'autore e qualcosa si trova tranquillamente, perché ho scritto 40 libri a tutt'oggi, quindi dal 73 a oggi non mancano. Posso però ricordare chi volesse comunque approfondire il tema che il Centro Ufologico Nazionale, che è praticamente da quasi 50 anni l'ente di riferimento in Italia per chi voglia affrontare seriamente il fenomeno e che è il centro che anch'io ho contribuito a costituire nel 67, c'ha da 20 anni, mi dico, la sua rivista sugli UFO. C'è solo quella. Se a un certo momento qualcuno gli capita di trovarla e di leggerla, beh, insomma, al limite potrà forse approfondire qualcosa. Certo, noi la leggiamo già, dottore, la leggiamo e sicuramente continueremo a farlo, e credo che ci sarà tanti altri lettori che si avvicineranno alle sue informazioni preziosissime. La ringraziamo e la salutiamo e speriamo di riaverla. Grazie a voi. Nostro ospite. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie, buonasera, grazie. Beh, insomma, Rosario, vedo che tu sei rimasto un po' così, un po' zittito da questa storia degli UFO, e credo anche i nostri ascoltatori qualche novità l'avranno ascoltata, insomma. Ma certamente, perché volevo godermi, scusami Ugo, volevo godermi proprio il dottor Pinotti tutto quanto, è la prima volta che sento dal vivo in radio, ho sempre cercato informazioni su YouTube oppure ho comprato qualche suo libro, quindi insomma adesso che ho sentito dalla sua viva voce argomentare su queste problematiche
che poi non sono problematiche secondo me, però insomma, un problema, ma per me sono delle cose positive, però. Un dialogo sicuramente non banale, naturalmente sorretto da basi scientifiche, offerto da un ricercatore conosciuto in tutto il mondo assieme a Pier Giorgio Caria e ad altri, e quindi interessantissimo ascoltare naturalmente i signori della conoscenza, insomma, ecco, in questo campo sicuramente. Molto bene, Massimo, se ci sono delle nuove notizie io ti pregherei di offrirle. Non ho da offrire niente perché aggiornamenti importanti non ce ne sono. Ti do il segnale orario 19:40. Non so se da parte di Antonella ci fosse l'angolo del Veneto, che so che ogni Antonella, siccome è una meteoropatica anche, adesso è con la mano fuori dalla finestra per vedere che tempo fa. Quindi non è qui. Grande. Lei fa le previsioni in tempo reale, insomma, ecco. E così quindi non le può, previsioni non può dalla mia finestra. Sì, sì. Conviene mettere la mano fuori e vedere che tempo fa. Lei sta facendo questo. Poi mi farà tutto un rendiconto, insomma. Perfetto. E quindi aggiungo io, mi ha, come dire, risparmiato l'intervista del Veneto, sui confini del Veneto. Sicuramente sì, perché il Veneto sappiamo già, perché tu ce l'hai anticipato, è sottoposto a delle intemperie. E lei invece è molto più immediata, potremmo anche fare a meno dei satelliti, perché lei è aggiornatissima su tutto quello che accade qui in Puglia, oltre a quello che sono le tempeste naturali, anche quelle che sono le tempeste umane, insomma. Allora, guarda, riferisci questo, no? Da parte mia, che anche ieri sera sono andato, diciamo così, oltre, tra virgolette, confine del Veneto, perché ero in Friuli Venezia Giulia, ma non ho incontrato nessuna barriera, niente proprio, quindi Secondo me avevi un pass che ti consentiva di andare oltre. So che l'hanno dato a tutti i veneti, insomma. Io, se ammettiamo che ce l'abbia, però sulla strada non ho incontrato nessuna barriera, proprio era bella libera, quindi credo che non ci siano confini, a meno che non sia passato su una strada dove fatalità lì hanno ancora da mettere confini, questo non lo so. Comunque, se ci sono dei carri armati finti o veri che siano, cercate di liberarvene, perché ormai il tempo è passato, le guerre qui da queste parti non si fanno più, le guerre. Viviamo in pace noi. Allora digli Antonella che l'aggiornerò se eventualmente ci saranno notizie in questo senso. Grazie, ringrazio da parte sua, ringrazio te, ringrazio Rosario Moreno, naturalmente ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato fino ad ora, e vi diamo, se siete d'accordo, un carissimo saluto e un appuntamento al prossimo mercoledì con, speriamo, argomenti altrettanto interessanti. Grazie e un saluto a tutti voi. Un ciao da Saius, dalla regia. Massimo, vai. Un saluto anche da Pineta Oggi TV, qui da Venezia. Naturalmente, Ugo, sono sempre molto interessanti, anzi userei il superlativo assoluto, interessantissimi gli argomenti che proponete. Grazie a tutti i telespettatori e radioascoltatori, appuntamento con noi è domani sera per una puntata speciale di Pineta Oggi Rapporto in diretta video da Sites Web Network. A partire dalle ore 22 ci saranno anche degli ospiti qui in studio a Venezia, l'ingegnere Adriano Alessandro Pattaro con Fabrizio Zaveo, rappresentante del Comitato Ragazzi dell'Intero Veneziano. Parleremo del contratto di fiume, quindi tutela ambientale. Buonasera a tutti e grazie. Gracias.